Smart Italia, buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi di questa nostra rubrica che vi racconta tutti i giorni il paese che non si ferma nonostante l'emergenza sanitaria ed epidemiologica che stiamo vivendo. Oggi sentiamo la nostra collega Claudia Salvi, responsabile dello sportello Europe Direct Innovazione Roma, una rete di sportelli che dà informazione ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni sulle attività europee. Buongiorno Claudia. Buongiorno, noi come sportello Europe Direct ogni anno dobbiamo redigere un piano di comunicazione dove dobbiamo indicare che tipo di attività andiamo a svolgere nell'anno. Normalmente noi prevediamo sempre un mix tra attività in presenza e attività online. Anzi, forse la caratteristica del nostro Europe Direct Innovazione è che noi in realtà facciamo più attività online che attività in presenza. Chiaramente questo periodo ci sta facendo molto gioco, perché mentre molti centri si sono dovuti fermare proprio perché avevano caratterizzato i loro piani di azione con attività in presenza, noi stiamo continuando a lavorare forse anche di più, perché grazie all'online riusciamo a garantire comunque un servizio costante ai nostri cittadini. Infatti noi Ecco, abbiamo, cosa state facendo? in particolare stiamo organizzando una serie di webinar che avevamo previsto nel piano di azione in questo periodo dell'anno, prima di cominciare le attività in presenza, e sono dei webinar dedicati a far conoscere le reti dell'Unione Europea che sono utili per i cittadini, come appunto la rete Europe Direct, che è la rete dei centri di informazione per il cittadino, la rete dei CDE, che sono i centri di documentazione europea. La rete della Europe Enterprise Network, che è la rete delle imprese, che appunto hanno come obiettivo quello di aiutare le imprese a internazionalizzarsi e anche a sfruttare al meglio le possibilità offerte dall'Unione Europea. Quindi stiamo prevedendo questo ciclo di webinar, in tutto sono tre, due sono stati già fatti, il terzo è in programma il 2 aprile. E dopodiché, tra le altre attività, avevamo previsto a ottobre un webinar sulla plastica, che era il follow-up di un webinar che abbiamo organizzato lo scorso anno ad ottobre, appunto sull'importanza della riduzione del consumo di plastica, ma anche del suo riciclo. Siccome il webinar ebbe un grande successo, stiamo riproponendo una seconda edizione per illustrare ai cittadini gli esempi di buone prassi italiane e europee in materia di riciclaggio della plastica. Ecco, forse i cittadini in questo momento sarebbero interessati anche a sapere cosa sta facendo l'Europa per l'Italia in un momento così difficile, in emergenza Covid. Che cosa sta facendo l'Europa per noi? Beh, l'Europa sta facendo moltissimo. Innanzitutto, da pochi giorni è stato lanciato un sito web dove è possibile seguire tutta l'attività che l'Unione Europea sta promuovendo nel settore appunto dell'emergenza Covid. Anche sul nostro focus europa.formex.it quotidianamente pubblichiamo delle notizie di aggiornamento su quello che l'Europa sta facendo in materia di emergenza Europa. Proprio oggi abbiamo pubblicato una notizia abbastanza importante sugli aiuti di Stato, proprio perché la Commissione Europea ha approvato il regime italiano di circa 50 milioni di euro a sostegno della produzione e la fornitura di dispositivi medici durante questa pandemia. Inoltre, sempre sul nostro sito abbiamo anche pubblicato un altro articolo che invece presenta qual è la risposta coordinata a livello europeo per contrastare l'impatto economico di questa pandemia. Quindi l'Europa sta facendo moltissime iniziative proprio per facilitare, diciamo, innanzitutto l'arrivo degli aiuti in Italia, ma anche un po' per coordinare la risposta a questa emergenza. Allora, dicevamo, lo sportello Euro Direct Innovazione Roma ha degli account presenti sui social, ha una pagina dedicata sul sito del Formez, potete seguirlo per tutte le attività online che lo sportello intensificherà
in questo periodo. Quindi l'Italia non è da sola, l'Europa ci dà una mano. Ce la faremo? Ma sicuramente, se riusciamo a dare veramente una risposta coordinata a livello europeo, sono convinta che ce la facciamo. Ma principalmente dobbiamo ricordarci che in questo momento ognuno di noi può dare il proprio contributo restando a casa. Quindi questo è l'invito che facciamo a tutti, visto che ormai a casa ci sta rimanendo l'intera Europa. Benissimo, grazie Claudia. Allora, hashtag io resto a casa, ma anche hashtag ce la faremo. Grazie. Perfetto, ciao Claudia, ciao.